Ben ritrovati cari telespettatori ad una nuova edizione del telegiornale di Telegranda. In apertura, come di consueto, diamo un'occhiata ai dati che ci fanno comprendere meglio com'è la situazione di emergenza coronavirus a livello regionale e provinciale. Dati che ci fornisce la Regione Piemonte, gli ultimi che ha pubblicato la Regione Piemonte riferiti alla giornata di ieri, mercoledì. Andiamo a vederli insieme con l'aiuto della grafica. Non sono dati propriamente positivi, lo vediamo insieme, soprattutto quello che riguarda i decessi. In Piemonte sono saliti a 3.032 più 66. Quello che preoccupa è proprio il fatto che abbiano ripreso a salire. L'incremento è stato di più 53 del giorno prima. In provincia di Cuneo 236 più 6, dopo la notizia positiva del giorno precedente di ieri, quando non c'erano stati nuovi morti. Tornano a salire. Vediamo la situazione dei contagi. A livello piemontese 25.995 più 457, anche questo è un incremento superiore a quello del giorno prima. In provincia di Cuneo 2.471 più 51, era stato più 41 l'incremento del giorno prima, anche qua notizie non positive. Notizie positive invece arrivano dai guariti, come vedete dalle due frecce verdi, 4.911 in Piemonte più 287 in provincia di Cuneo, 549 più 45. Ci consoliamo con queste notizie positive. I tamponi sono stati 6.274 quelli eseguiti nella giornata di ieri. Vi dicevo, dati che purtroppo sono peggiori del giorno prima quando c'era stato un po' di speranza, soprattutto per quanto riguardava i decessi. Il Piemonte si conferma indietro alle altre regioni, resta la regione italiana con l'incremento di contagi più alta d'Italia. Intanto l'ospedale di Verduno si prepara alla fase 2 che prevede il graduale trasloco dei pazienti Covid che consentirà al nosocomio di ospitare le normali attività ospedaliere dell'ASL Cuneo 2. E come avevamo già annunciato nel telegiornale di ieri, c'è una notizia importante: la Regione ha deciso di concedere la possibilità di effettuare il servizio di ristorazione da asporto anche in Piemonte a partire da lunedì 4 maggio. Dunque il Presidente Cirio ha fatto un passo indietro dopo che inizialmente era arrivata la decisione di prorogare il divieto di takeaway sul territorio regionale. Solo nella città di Torino rimarrà questo divieto, non sarà quindi consentito il servizio che potrà invece partire da sabato 9 maggio. In tutte le altre province, quindi anche in provincia di Cuneo, potrà partire già da lunedì 4 maggio. Andiamo ora a vedere quella che è la situazione invece a livello provinciale, situazione di contagi e decessi nei principali 7 comuni della provincia di Cuneo. Anche qua ci aiutiamo con la grafica. A Cuneo c'è un aggiornamento, 183 contagi, 35 decessi, ad Alba 34 e 6, Bra 101 e 12 decessi, Fossano 63 contagi, 4 decessi, Mondovì 109 contagi, 2 decessi, Savigliano 63 contagi, 2 decessi, Saluzzo 45 contagi e 2 decessi. Questi sono dati che ci arrivano dalla regione Piemonte. In alcuni casi li incrociamo con quelli che invece sono i dati che ci arrivano dalle amministrazioni. A volte c'è una discrepanza. Proviamo insomma a cercare di darvi i dati più aggiornati possibili. Ed ora iniziamo il giro della nostra provincia per vedere com'è la situazione nelle varie aree. Cominciamo dall'area del Saluzzese e del Saviglianese. Ci aggiorna in collegamento Matteo Garnero. Grazie Gabriele per la linea. Noi apriamo il nostro collegamento partendo dal territorio saluzzese, in particolare dalla città di Saluzzo, dove nelle scorse ore sono stati comunicati degli aggiornamenti rispetto al nostro ultimo collegamento. Sono stati fatti 12 tamponi in più, ora in totale quelli eseguiti sono 533 e il numero dei positivi è sempre stabile, anzi è calato di una unità a quota 45. Questo perché ovviamente c'è un guarito in più ed ora i guariti in totale a Saluzzo sono 7.
Sempre da Saluzzo, la ditta Gullino Import Export, azienda che opera nel settore della frutta fresca, ha donato 4 monitor per misurare i parametri vitali al reparto di medicina interna del nosocomio saluzzese. I monitor sono stati consegnati nelle scorse ore con una piccola cerimonia, ovviamente dopo il collaudo da parte dell'ingegneria clinica dell'ASD Cuneo 1. Restiamo ancora nella capitale del Marchesato, questa volta per parlare dell'Officina delle Idee per l'ospedale di Saluzzo, in particolare di una bella iniziativa che vede in queste ore tanti artisti del territorio saluzzese e non solo mobilitarsi con un'asta ovviamente virtuale a favore della sanità. Vediamo di cosa si tratta. Questa iniziativa è nata così un po' per caso, in un momento in cui la raccolta delle donazioni che sono state effettuate per la campagna contro il Covid erano un attimino in una fase di calo. Quindi abbiamo pensato di rilanciare e per dare una visibilità alla nostra associazione ed anche e soprattutto agli artisti che si sarebbero prestati, abbiamo pensato di tirare questo sasso nello stagno, come si suol dire, e sono partito personalmente da due amici in particolare, che sono Caterina Rinaudo, in arte Catarina, e l'amico Sandro Midulla, verzuolese. Hanno attivato tutto un network di loro conoscenze, di loro amici, che hanno risposto con grandissima disponibilità. Certo, una serie di artisti che hanno messo a disposizione le proprie opere. Assolutamente sì, siamo partiti da un criterio generale di individuazione degli artisti, non abbiamo rivolto un appello specifico, tant'è vero che si sono rivolti a noi e hanno dato la loro disponibilità, artisti savigliani, artisti del Pinerolese, e quindi hanno risposto in tanti e partendo tutti da un prezzo base d'asta uguale per tutti, appunto, di 100 euro. Hanno donato una loro opera che da lì è poi andata in asta. È un'asta virtuale perché appunto si svolge sulla pagina Facebook della nostra associazione, d'altronde non si poteva forse fare Certo. diversamente. E una volta che l'opera è pubblicata e viene resa un attimino data notizia anche della storia artistica del suo autore, decorse 96 ore, si chiude in qualche modo e l'opera viene assegnata a colui che ha offerto una donazione maggiore rispetto alle altre. Quindi una cosa molto semplice, ovviamente bisogna Certo. un po' di dimestichezza dello strumento. Ovviamente andrà avanti ancora nei prossimi giorni. Sì, direi che ci siamo dati un termine indicativo alla fine della prima settimana di maggio, quindi fine settimana prossima, anche perché sono stati veramente in tanti e vi assicuro che c'è anche un certo lavoro dietro. Mi sta Certo. dando una grande mano l'amico consigliere Michele Antonio Fino, che si sta prodigando con me nel dedicare del tempo a questa iniziativa. Quindi possiamo dire che l'impegno anche dell'Officina delle Idee a favore dell'ospedale di Saluzzo continua anche e specialmente in questo periodo così di emergenza. Ma sicuramente, noi abbiamo cercato di far sì che passasse un messaggio, no? Di un'associazione che si proponeva per la difesa della sanità del territorio. Abbiamo in qualche modo proposto una filiera corta della solidarietà, no? Perché abbiamo compreso come la gente sia stufa e non si fidi più di filiere troppo lunghe, di soldi donati che finiscono in un calderone e di cui non si ha più notizia. Noi ci mettiamo la faccia, la gente lo ha capito e abbiamo raccolto insieme agli amici della Santissima Annunziata di Savigliano e all'associazione Cuore in Mente qualcosa come più di 500.000 euro. Quindi credo che sia un gesto di attenzione e di grande presenza dei territori che ci chiamano tutti un po', con un po' di ironia i Bujanen, ma noi siamo Bujanen perché anche la storica battaglia da cui nasce questa denominazione vuole che i piemontesi presidino e non scappino di fronte a un'emergenza come questa. E i saluzzesi, i savignanesi insieme hanno dimostrato di voler presidiare e di tenere molto la sanità locale. E chiudiamo brevemente spostandoci nel territorio savignanese. Poco fa è arrivata la notizia di altri 4 casi di positività al coronavirus, circoscritti sempre alla comunità della Sacra Famiglia. Al momento nessuno di questi è ospedalizzato. La comunicazione di servizio che arriva dalla città di Savigliano.
Da maggio riprenderà infatti la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata nell'atrio del comune. Si svolgerà la distribuzione il secondo e l'ultimo martedì del mese dalle 9 alle 12. Si comincia con martedì 12 maggio. Come spiega il sindaco Giulio Ambrogio, si entrerà dall'ingresso di Corso Roma e si uscirà dal cortile del comune seguendo ovviamente una fila ordinata, senza assembramenti e chiaramente con indosso la mascherina. L'isola ecologica di via Canavera al momento rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni regionali. Bene, per il momento non ci sono altri aggiornamenti. Gabriele, la linea può tornare allo studio. Grazie Matteo Garnero. Una notizia che riguarda Alba. Dopo la chiusura delle attività per l'emergenza, l'amministrazione albese aveva chiesto ed ottenuto dal gestore Parcheggi Italia la sospensione del pagamento dei parcheggi blu a partire dal 23 marzo scorso. In concomitanza con l'avvio invece della fase 2, prevista da lunedì 4 maggio, sarà ripristinato il pagamento dei parcheggi nelle aree blu secondo le consuete modalità. Ed ora andiamo a vedere com'è la situazione, quali sono le novità nell'area del Monregalese. Ci aggiorna in collegamento Zaira Mureddu. Ben ritrovato Gabriele, ben ritrovati i telespettatori, e apriamo dal territorio di Mondovì anche qui con la protesta delle chiavi, il flash mob che è stato portato avanti da alcuni esercenti. In particolare vengono consegnate ovviamente le chiavi dei locali, soprattutto bar e ristoranti, al primo cittadino per manifestare la contrarietà dei titolari e degli esercenti a quelle che sono le disposizioni del governo. Un flash mob simile ne è stato portato avanti anche a Farigliano. In Langa segnaliamo la decisione dell'amministrazione comunale di Dogliani di rinunciare alle indennità e anche ai gettoni di presenza, quindi per sindaco, giunta e consiglieri, per avere da parte dei fondi da utilizzare per l'emergenza, e anche la decisione di non far pagare la TOSA, la tassa di occupazione suolo pubblico, ai ristoranti che dovranno, per mettere in sicurezza, cercare di sfruttare il più possibile le aree esterne ai propri locali. Il caso Rolfi ci riporta a Mondovì, la scritta ingiuriosa per la quale è stata poi aperta un'inchiesta. Non ci sono particolari novità, ma si è tornati sopra all'argomento questa settimana, soprattutto nei giornali locali, per fare chiarezza su quello che è il punto dell'indagine. Solamente la porta e il pannello dove è stata fatta la scritta è sottoposto a sequestro, tutto il resto delle indagini invece è posticipato a quando l'emergenza sarà più gestibile, diciamo così. Parliamo anche di solidarietà: due donazioni di mascherine, una all'ospedale di Mondovì da parte del quartiere del Ferrone, uno dei nove rioni della città di Mondovì, e poi sono 2.800 invece le mascherine che sono state donate in questi giorni all'Opera Pia di Garessio, dove appunto alcune settimane fa la struttura per prima segnalò comunque un'alta presenza di casi fra gli ospiti anziani. Queste le notizie dal territorio di Mondovì, la linea può tornare allo studio. Ringraziamo Zaira Mureddu. C'è una notizia che riguarda proprio Mondovì di pochi minuti fa, perché il sindaco Paolo Adriano ha firmato l'ordinanza che introduce su tutto il territorio comunale l'obbligo di indossare una mascherina di protezione delle vie aeree in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di rispettare il distanziamento sociale. È inoltre obbligatorio indossarla per accedere agli esercizi commerciali la cui attività non risulta sospesa, al mercato, agli uffici pubblici, alle filiali di istituto di credito, agli uffici postali e sui mezzi di trasporto pubblico. Parliamo ora del capoluogo di Cuneo. Ci sono alcune novità. Innanzitutto è stata annullata l'edizione 2020 dell'Illuminata. La decisione è arrivata dopo la riunione dell'Assemblea dell'Associazione Comitato Cuneo Illuminata. Sospesa per quest'anno anche la processione della Madonna del Carmine. E poi a partire da venerdì 1 maggio e fino alla fine della settimana successiva l'ascensore inclinato sarà chiuso per permettere di effettuare le operazioni di adeguamento alle nuove normative sul distanziamento sociale. Si segnala inoltre che da lunedì 4 maggio saranno riaperti i parchi e le aree verdi, compresi il parco fluviale, i giardini Fresia, e da martedì 5 maggio anche l'area di Villa Sara. Rimarranno invece chiusi, come da indicazioni del governo, i parchi giochi bimbi.
Ed infine i bagni pubblici presenti sul territorio comunale continueranno a rimanere aperti al fine di garantire il servizio e prevedendo operazioni di sanificazione 2 volte al giorno. Ed ora apriamo la nostra ricca pagina economica di oggi, perché come sappiamo l'economia vive particolari difficoltà in questo momento, in questa situazione di crisi sanitaria. Oggi, a proposito, c'è stata la consegna al prefetto di Cuneo da parte della delegazione di Confcommercio Cuneo del manifesto nel quale le imprese associate chiedono di poter riaprire e chiedono di avere alcune risposte. Era presente anche il sindaco, vediamo. Presidente, saluto in prefettura per consegnare questo manifesto. Cosa chiedete? Abbiamo sintetizzato in 4 punti un manifesto che Sua Eccellenza il Prefetto, che mi pregio di ringraziare, manderà in queste ore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai ministeri interessati da questo nostro manifesto, che è stato condiviso a livello piemontese, fase 2 anche per noi. E abbiamo sintetizzato in 4 punti la riapertura e la sicurezza, i contributi, la liquidità, la fiscalità, gli ammortizzatori sociali, il futuro e la ripartenza. La fase 2 anche per noi, in sicurezza, con tutti i protocolli necessari, non ci tireremo indietro, però è importante che le nostre imprese possano ripartire, perché ormai dopo oltre 60 giorni di chiusura la misura è colma, come abbiamo lanciato come hashtag sui social. Tutto questo manifesto sarà consultabile sui social network e su campagne mediatiche che andremo a fare, proprio perché dobbiamo sicuramente avere risposte certe in tempi brevi, perché le imprese del commercio, del turismo e dei servizi, delle professioni, dei trasporti che Confcommercio si onora di rappresentare devono ripartire al più presto. Questa emergenza era sanitaria, non vogliamo che si traduca in un'emergenza riferita al mondo delle imprese. Di fronte alla prefettura per questa iniziativa dei commercianti, quindi la sua presenza significa che è insieme a loro in questa iniziativa, in questa battaglia, chiamiamola così. Sì, io penso che in questa battaglia non ci debbano essere controparti, nel senso che è vero che siamo tutti sulla stessa barca e bisogna riuscire in questa fase a contemperare la gestione dell'emergenza sanitaria e la gestione di quella che non deve diventare, e purtroppo in alcuni casi è già diventata, un'emergenza economica. Quindi bisogna riuscire a mettere insieme la sicurezza, la salute e la ripresa dell'attività economica e dell'attività lavorative. Paradossalmente è molto più semplice chiudere che non ripartire. Adesso bisogna che ognuno faccia un po' più di quello che può fare per riuscire a ripartire, a farlo prima possibile, a farlo con il massimo livello di sicurezza possibile. E lo sappiamo come tante imprese, tante realtà siano in difficoltà in questo momento e non possano ancora riaprire. Da allora arriva l'iniziativa da parte di Confartigianato Cuneo per cercare di trasmettere un po' di fiducia ed ottimismo a queste imprese. Ascoltiamo qual è. Che cosa fate come associazione per dare un po' di ottimismo a queste imprese che sono letteralmente ancora chiuse e guardano con difficoltà al futuro? Questa è stata sicuramente una settimana intensa, una settimana all'interno della quale abbiamo cercato su tutti i livelli di far comprendere quella che era oramai una situazione critica di tanti nostri colleghi, che chiedevano a gran voce di poter ripartire perché avevano comunque ottemperato a quelle che erano i protocolli di sicurezza e si sentono pronti di mettersi in gioco, si sentono pronti alle volte anche di rischiare, ma di tentare di tornare lentamente ad una normalità, perché si rendono conto che non possono aspettare ulteriormente. Purtroppo i costi comunque ci sono stati in questi 50 giorni, le aziende si sono fermate, ma noi facciamo parte di una categoria che vogliamo anche ottemperare a quelle che sono le necessità, continuare a pagare i fornitori e soprattutto quelli che sono i collaboratori. Attraverso FSBA, attraverso gli ammortizzatori, siamo sicuramente stati tra i primi per cercare di essere al loro fianco. Però volevamo, al termine di questa settimana, guardare con un po' di ottimismo, cercare con la festa del lavoro di riguardare ad una ripartenza delle nostre imprese.
Una campagna veramente forte che avete portato avanti in questi giorni per dare sostegno alle imprese, soprattutto quelle che riguardano la ristorazione e che hanno delle grosse difficoltà a riportare il business in casa e soprattutto a ricominciare ad essere produttivi. Una campagna che alla fine sfocia anche in un filmato, che sarà proprio il leitmotiv di questo appoggio dell'associazione alle imprese. Sì, noi abbiamo voluto cercare di condensare in questo video che uscirà il 1° di maggio, abbiamo voluto raccogliere queste tante imprese di più settori, di settori più svariati che vanno dal mondo del benessere alle aziende più tradizionali, passando per la fotografia e per tutte quelle che sono le tantissime nostre tipologie di mestieri. Abbiamo voluto raccoglierle all'interno di questo video per dimostrare la grande voglia di ripartenza di tante nostre imprese. Volevamo significarlo in questa giornata, lo annunceremo anche con una pagina importante sul giornale di riferimento per cercare di chiedere ai tanti nostri associati di vedere questo video. Vuole essere un video di speranza, un video che vuole rilanciare questa provincia, rilanciarla soprattutto attraverso quelli che sono i tanti nostri mestieri, ma soprattutto quegli imprenditori attaccati a questa terra e soprattutto attaccati alle nostre aziende, perché attraverso di loro siamo certi riusciremo a far partire questo nostro grande paese con tante difficoltà, ma sicuramente con tanto impegno di tanti nostri colleghi. Con a fianco un'associazione che mi auguro possa continuare a dare loro quella grande, diciamo, disponibilità, quell'aiuto per poter essere a fianco loro per le tante difficoltà che incontreremo nei prossimi mesi. Come dite nella campagna pubblicitaria e nel filmato, il lavoro è dignità e futuro. Come lei vuole interpretare in questa occasione il 1° maggio per le sue imprese, le imprese associate? Io penso che queste due parole raggruppino quello che noi da sempre difendiamo e abbiamo cercato di raccontare in questi ultimi anni, il valore artigiano, quel valore interno delle nostre imprese che con tantissima dignità, ma guardando al futuro, vogliono investire nel prossimo futuro per cercare di riaprire, per ritornare a disponibilità dei nostri clienti, di coloro che da sempre guardano al mondo di queste nostre piccole imprese, dove c'è tanta qualità, ma soprattutto dove c'è tanta affezione verso il cliente, verso i nostri collaboratori, ma soprattutto un attaccamento a questo territorio, a quel made in Cuneo, quel made in Granda che tutti ci invidiano e che sono convinto ritornerà a fare invidia, ritornerà perché noi ne abbiamo le capacità e mi auguro anche con un'associazione di riferimento a fianco per cercare di difenderci e di poter difendere quel valore artigiano che in tanti ci hanno chiesto in questi giorni. Intanto vi do una notizia che è arrivata dalla regione pochi minuti fa, ve la leggo in diretta direttamente dal sito della regione, che riguarda le case di riposo. È molto interessante perché riguarda il monitoraggio dei tamponi, della situazione dei tamponi nelle case di riposo. La regione comunica che alla data del 27 aprile nelle residenze sanitarie assistenziali piemontese sono stati effettuati 34.180 tamponi al personale e agli ospiti, a fronte dei 140.996 eseguiti sul complesso della popolazione fino a quel giorno. Ci informano che di questi tamponi sono risultati positivi il 25,5% degli ospiti e il 21% del personale. Ed ora torniamo a parlare ancora di economia, lo facciamo proponendovi l'intervista a Mauro Bernardi, che parla sia in qualità di presidente dell'ATL del Cuneese, quindi delle prospettive per il comparto turistico, prospettive purtroppo molto difficili, ma parla anche della sua esperienza personale da imprenditore e socio di un bar molto importante di Cuneo, il bar Corso. Ascoltiamo. Notizia di ieri, c'è stato un passo indietro della regione che quindi aprirà la possibilità dal 4 maggio del take away per bar e ristoranti, una piccola notizia positiva, no, per voi? Sì, uno spiraglio positivo in questo momento veramente difficile, in questi due mesi tremendi per tutte le attività commerciali e anche per il nostro settore, quindi una piccola notizia positiva, abbiamo ancora forti restrizioni anche su take away, soprattutto a livello di orario e di presenza perché va su prenotazione, quindi di fatto
lascia poco alla fantasia e alla possibilità di vendere dei prodotti, quindi di poter mettere in cassa qualcosa, però voglio dire è un primo passo, ci auguriamo veramente che la situazione si sblocchi il prima possibile, ci auguriamo soprattutto che non si voglia correre a tutti i costi dietro al caso zero, perché altrimenti possiamo dire addio a tutta la maggior parte delle attività commerciali. Soprattutto chiedete chiarezza sulle regole anche che poi dovranno essere adottate quando si riaprirà. Tanti dicono noi siamo pronti, voi per esempio sareste pronti oggi a partire? Io credo che la maggior parte delle attività commerciali in questo momento siano pronti e siano assolutamente più sicure che tante altre realtà. Già solo il fatto che da lunedì ci si possano essere i ricongiungimenti familiari secondo me è un dato estremamente preoccupante, perché è lì che anche se in teoria non si possono fare gli assembramenti si creeranno le più grosse problematiche, non all'interno delle attività commerciali che sono sotto controllo da sempre, da comunque requisiti di disposizione da sempre un po' in tutti i settori, anche in questo caso saranno sotto controllo, sono sotto l'occhio di tutti, quindi la gente stessa non va a creare assembramenti nelle attività commerciali perché abbiamo un po' tutti imparato un modo di comportarci, quindi direi di non andare a focalizzare troppo l'attenzione sulla chiusura delle attività commerciali, perché non credo che il problema sia quello, ma problemi sono altri. E molto probabilmente la curva tornerà ad impennarsi non tanto per le attività commerciali, ma ad esempio per il avvicinamento degli assembramenti familiari, che indubbiamente sarà un forte problema. Parliamo invece del tuo ruolo da presidente dell'ATL del Cuneese, che insomma comunque è anche collegato, perché si parla sempre di turismo, turismo che è parso un pochino dimenticato dalle decisioni in vista della fase 2. Come vive questa situazione, questo mondo? In questo momento è stato totalmente dimenticato, però voglio dire è un momento difficile, quindi non vogliamo assolutamente far polemica, anche perché non ci sono prospettive in questo momento. In questo momento parlare di turismo diventa difficile perché non sappiamo ancora nessuno di noi come potremo muoverci nei prossimi giorni, quindi se non possiamo uscire dalla regione, se non possiamo muoverci, è difficile oggi parlare di turismo. Anche in questo caso però c'è bisogno il prima possibile di regole certe, di capire quello che sarà dopo in modo che tutti si possano attrezzare. Abbiamo dei punti a favore, uno su tutti la montagna e la possibilità di vivere all'aria aperta, quindi tutto quello che è il comparto outdoor sul quale abbiamo puntato tanto in questi anni. Quindi sicuramente un punto a nostro favore rispetto a tanti altri territori sui quali possiamo puntare, però il prima possibile bisogno di regole certe, io credo che il prima possibile vada dato il via libera un po' a tutti di potersi muovere per poter avere un ventaglio di fiducia in questo settore, altrimenti possiamo dimenticarci in questo caso anche l'estate e potremmo poi parlare eventualmente di turismo in quella che sarà la stagione invernale, che mi auguro non possa essere compromessa anche in questo caso dal Covid. Ed ora una notizia sportiva, parliamo in particolare di pallavolo femminile di Serie A1, perché dopo la conferma di coach Andrea Pistola arriva per Cuneo, per la Bosca San Bernardo Cuneo, l'ufficializzazione del primo nuovo acquisto per la prossima stagione. Si tratta della palleggiatrice Noemi Signorile, torinese classe 1990, arriva dalla Francia dove ha disputato le ultime due stagioni con il Cannes, prima un'altra esperienza all'estero per lei al CSM Bucarest, in Italia ha vestito le maglie di Chieri, Bergamo dove ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana e Novara, squadra con cui ha vinto una Coppa Italia. Per lei anche esperienze importanti con la nazionale maggiore e successi di prestigio come l'oro alla Coppa del Mondo del 2011 e ai Giochi del Mediterraneo del 2013. Queste le sue prime parole da neo giocatrice di Cuneo. Non potevi immaginare miglior rientro in Italia. C'è tanta voglia di ricominciare. Sono orgogliosa di poter difendere i colori di una squadra piemontese, la mia regione. Posso quasi parlare di un sogno. Restiamo ancora allo sport. Cambiamo però sport. Parliamo di basket. Basket che anche stando a casa si può praticare, almeno guardando all'iniziativa di Cuneo Granda College e Promo Sport Cuneo, che hanno messo a punto un torneo internazionale davvero particolare. Si tratta delle prime edizioni dei Virtual Basketball Games Cup, che vedono al via squadre in rappresentanza di diverse nazioni, in cui i ragazzi si sfideranno in prove che potranno fare naturalmente ognuno da casa propria. L'appuntamento è per sabato e domenica con la categoria esordienti. Ci spiega meglio di che cosa si tratta il direttore tecnico di Cuneo Granda College, Luca Di Meo. Un torneo dove abbiamo coinvolto 8 nazioni, abbiamo coinvolto la Spagna, la Francia, il Belgio, l'Argentina, il Brasile, noi dell'Italia, la Serbia e
quindi cercando degli allenatori di quelle nazioni e proponendo appunto questa partita virtuale. È proprio una partita virtuale dove chi ha delle regole, abbiamo definito un protocollo di partita, quindi ogni squadra lancia una sfida alla squadra avversaria, quindi che può essere una sfida di trattamento palla piuttosto che una sfida fisica, eccetera, e l'altra squadra deve accettare la sfida e giocare e viceversa. Alle tre sfide vengono dati dei punteggi 5, 10, 15 a seconda della difficoltà e quindi ogni squadra lancia una sfida, tre sfide all'altra. E poi ci sono dei momenti di sfide di mentalità, che ne so, c'è un accoppiamento di figure tipo dove dal giocatore NBA bisogna abbinare la squadra, eccetera, e lì ovviamente la squadra gioca insieme e accumula punti. Le cose che noi riteniamo fondamentali sono che ovviamente all'inizio inni nazionali e coinvolgimento dei ragazzi, ma soprattutto alla fine lasciamo, gli allenatori escono dalla chat e lasciano ai ragazzi il famoso terzo tempo di sport che conosciamo bene, dove i ragazzi possono ancora parlarsi un secondo, magari in inglese, trovare un modo di comunicare e legarsi, trovare dei legami che poi cercheranno poi di tenersi anche per dopo. Quindi l'idea è un po' questa. Visto che siamo dei pazzi furiosi, non contenti di questo, la prossima settimana lanceremo la Six Continents Cup, quindi non più otto nazioni, ma in realtà i sei continenti. Quindi abbiamo trovato una squadra dell'Australia, una squadra del sud-est asiatico, una squadra americana, una squadra africana della Libia. Noi rappresentiamo l'Europa e non siamo riusciti a trovare la Groenlandia e quindi ci accontenteremo di una squadra canadese. Però in realtà l'idea è replicare la cosa ingrandendola ancora e lì ci sarà qualche problema in più per i fusi orari e tutto, ma in realtà cercheremo di farcela. Sottolineo che in questo momento siamo riusciti a creare un'app che si scarica da qualsiasi store digitando Granda College o Io Gioca Mini Basket, sulla quale abbiamo inserito tutti i lavori che stiamo facendo, è assolutamente gratuita per tutti e disponibile. E quello che ci tengo a sottolineare è che il lavoro che stiamo facendo lo stanno utilizzando in tanti, per esempio sui piccoli, nell'età scolare elementare, molte scuole della direzione didattica di Cuneo stanno utilizzando il materiale che stiamo mandando ai nostri bimbi per mandarlo alle varie classi che i vari referenti di motoria riescono a raggiungere, per poter comunque fare in modo che loro possano fare l'attività. Quindi questo ci fa anche piacere. Ed ora il consueto punto di Daniele Franco. Quanto ha stravolto la nostra vita l'arrivo del coronavirus? Ha stravolto lo stile dei nostri giorni, i nostri pensieri e anche le celebrazioni, anche i momenti collettivi per celebrare dei diritti, come sarà domani. Domani eravamo abituati a viverlo vedendo cortei, vedendo concerti dal vivo, sentendo le opinioni di tante persone che si confrontavano proprio su un mondo del lavoro che è cambiato, che ha acquisito dei diritti importanti. Pensate che la festa del lavoro si riferisce a un lontanissimo 1886, quando a Chicago si fece un primo importante sciopero degli Stati Uniti, proprio di lavoratori che chiedevano orari di lavoro più consoni alla loro sicurezza e alla loro salute. Allora si lavorava 16 ore al giorno. E poi più tardi si arrivò poi finalmente ad ottenere le famose 8 ore. Ma già allora, pensate, si parlava di sicurezza. Ecco, torniamo a oggi. Oggi noi non possiamo più andare nelle piazze, non possiamo più celebrare questa giornata in maniera collettiva per un motivo di sicurezza. E non possiamo neppure celebrare il lavoro in maniera tradizionale, perché oggi il lavoro viene richiesto. Ci sono tante imprese che hanno bisogno di lavorare e sono ancora chiuse.
Ci sono attività che vogliono riprendersi il lavoro e non possono ancora farlo. Quindi vedete come il coronavirus ha cambiato i paradigmi della nostra società. Beh, una cosa però non possiamo cambiarla, è il lavoro e dignità. Il lavoro è dignità per l'uomo e noi domani dobbiamo ricordarlo e dobbiamo celebrarlo, seppure in intimità, nelle nostre case, con i nostri familiari più stretti. Ma dobbiamo ricordarci che per gli esseri umani il lavoro è importante perché dà dignità, dà accreditamento sociale e soprattutto dà futuro. Siamo in grado di fornirvi i dati che sono arrivati poco fa, aggiornati dalla Regione Piemonte, i dati di questa emergenza. Andiamo a vederli insieme con l'aiuto della grafica. I decessi a livello piemontese sono arrivati a 3.086, più 54, un leggero miglioramento rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di più 66, ma siamo sempre sui numeri purtroppo troppo elevati. In provincia di Cuneo, 243. Più 7 rispetto a ieri, erano stati più 6 il giorno prima, quindi qua è ancora una notizia non positiva. Contagi a livello piemontese, siamo a 26.453, più 458, siamo in linea con l'incremento di ieri, quando erano stati più 457, quindi non si abbassa l'incremento giornaliero. Provincia di Cuneo 2487, in questo caso invece sceso l'incremento, che era più 41, invece adesso è a più 16. Situazione guariti, qua insomma le notizie sono positive, a livello piemontese 5.276 più 365, erano stati più 287 l'incremento del giorno prima, a livello provinciale 592 più 43, ieri erano stati più 45, ma sono insomma sempre notizie positive. I tamponi sono stati 6.315 a livello piemontese, in linea con quelli del giorno precedente, erano stati 6.274. Ed ora il consueto spazio finale ai vostri video, ai vostri contributi, questa sera dedicato ai coristi della cantoria di Caraglio.
Continuate a mandarci i vostri video, vi ricordo come potete farlo via mail regia@telegranda.net, numero WhatsApp 389-4517-492, naturalmente le nostre pagine social, Facebook e Instagram. In chiusura vi ricordo ancora un altro appuntamento importante, ormai consueto, domenica 3 maggio, ancora la messa di Vescovo del Bosco su Telegranda alle ore 11 e 18. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.